auguri, auguri all'Albania, alla Tirana e alla Puglia. E io sono sempre emozionato quando vengo a Tirana, innanzitutto perché provo orgoglio come se fossi nato qui. Quando vedo i progressi della città sono felice per i miei amici, abbiamo una cultura simile perché ci vogliamo bene, perché ci rispettiamo, perché ci siamo sempre aiutati, perché abbiamo anche, parlo soprattutto per l'Italia, riconosciuto gli errori commessi in passato e abbiamo una grande voglia di andare a prendere il futuro insieme. Crescere da soli, a parte che è molto difficile, ma è anche un'attività che non dà grande soddisfazione. Vedere invece in questo lavoro che questa sede realizza con i suoi addetti, un lavoro preziosissimo, che cresce ogni giorno di livello. Questo ufficio gestisce programmi non solo del valore di diversi milioni di euro, ma sta costruendo visioni comuni con l'Albania e con la città di Tirana. E questo modello, che poi è il modello che ha fatto crescere la città di Tirana, che ha fatto crescere l'Albania e che noi replichiamo in Puglia, ci siamo un po' ribellati al destino, ai luoghi comuni, a tutte le cose brutte che dicevano di noi e che invece adesso si stanno trasformando in rispetto. Io mi accorgo che anche grazie al presidente Edi Rama l'Albania è molto ascoltata. Questo legame fortissimo che dura da secoli e che ha superato anche momenti di difficoltà oggi ci ha portato a investire su questa sede stabile in piazza Skanderbeg, a due passi dal comune, nel cuore dell'Albania. Erion, ti ringraziamo per tutto quello che la città di Tirana ha fatto per la regione Puglia, per l'accoglienza che da sempre ci avete attribuito e speriamo di riuscire, anche grazie al lavoro dei nostri dipendenti, un presidente, insomma un po' come un sindaco, da solo, senza di loro non va da nessuna parte.